nessuna e punteremo, come dicevo, in direzione dei servizi sociali, perché se vogliamo arrendere, come non c'è parte, c'è un mondo che soffre, molti giovani sono finiti nella doviata, nella tutela degli anni, noi vogliamo, noi siamo a fianco dei più giovani, siamo a fianco delle famiglie, perché la famiglia rappresenta un campo salto forte, fermo. Se vogliamo dire che la maggior parte per quanto mi riguarda non è una sommatoria di comuni, per quanto riguarda una grande entità, una grande entità territoriale dove molti servizi vengono. E, caro Salvatore, tu ti rivolgo a te perché sei, diciamo, hai fatto il sindaco, sei già stato l'istruzione. Noi oggi in questo contesto urbano stiamo correndo il rischio di essere superati dalla città. Nel mentre i piazze che diventano ogni giorno di più teatro della vita democratica di questo paese, incontrano cittadini di Castolino, io sono Castolino, cittadini di me, quindi già di fatto, se vogliamo, è anche lontano. Però poi quando ci andiamo a confrontare sui sentimenti, ci rendiamo conto che ognuno si è chiuso nel proprio cuscio, ognuno si aspetta che vediamo. Io non lo so, l'appello che ha lanciato il nostro sindaco in una conferenza a Cosenza, se poi ha avuto seguito o non ha avuto seguito quando lanciava nel comune appunto per una gestione comune, ecco, che senso ha, per esempio, una barletta o una politica dei trasporti comuni, senza una mobilità adeguata, e prendere a te, non per fare discorsi di primogenitura o discorsi campanilistici, rende da sempre attrito e realizzato pagine che vanno in direzione dello sviluppo dell'ambiente di questo territorio, quindi altre risposte, cercare di costruire strutture che siano di supporto e non diciamo d'opzione come potrebbe essere Cosenza. Voi per esempio vedete il nostro territorio, per esempio il parco Collodi o il laghetto si va a realizzare ai confini di Cosenza, appunto per dare la possibilità al cittadino cosentino di integrarsi con quello che c'è. Noi questo lo abbiamo già predisposto. Io mi auguro che questa nostra previsione, questa nostra predisposizione rendere, che ricerca sempre di fronte alle tante problematiche, su questo tema si è dichiarata sempre disponibile al dialogo, per cercare a farsi dure le parti lontane, mi riferisco anche alla metropolitana. Io leggo qualcosa in questo contesto di arrivare in senso a parlare di varianti, che è molto importante, ma non si deve fare la variante corriamo il rischio di perdere tutto. Prendiamoci quello che c'è e poi magari ne parleremo bene, andiamo al primo domani quello che è un progetto, però intanto partiamo da subito con quello che abbiamo, per non dire che noi rischiamo di perdere quello che già è stato assegnato. Ecco, dicevo, per quanto riguarda un po' quella risultata è scritta con l'affronterà meglio, mi voglio fermare qui, non so se sono stato inadatto delle soluzioni, non sono un politico, sono uno che sono stato chiamato per dare un contributo, così come ho fatto tanto, io ho fatto il funzionario del comune. Una mia tendenza alla cultura riformista mi ha detto di essere piacevole per forse con la gente. Io sono stato chiamato appunto per avvicinare questa comunità alle istituzioni, sia a Tartu e sia anche alla nostra città. Vi ringrazio. La istituzione comunale, ricordo termini che sono rimasti nella storia breve di questa città, la Malgrama, che predicava un giovane sindaco negli anni 80. Allora, per la prima volta io ero ragazzina, iniziai a sentir parlare di area romana, ma non c'era quasi nulla. E chiaro, con gli anni, negli anni 80, quando ho iniziato la mia avventura nel mondo dell'informazione, ricordo il sindaco Casciano di Renner e a Cosenza Mancini, si ricominciò veramente con serietà a avviare una serie di progetti interessanti che hanno reso quest'area urbana, almeno per quanto riguarda
la struttura, il territorio compiuta già allora, ritengo. Poi ci sono aggiunte tantissime cose, sindaco, ricordo il PSU, ricordo che ha visto la realizzazione rende della Viale Parco, ricordo il punto iter della metropolitana leggera. Rende anche presente in alcune fasi della sua vita politica all'avvocato Perugini, quindi hanno parlato di linguaggio chiaro di area urbana. A livello materiale e a livello immateriale rende, lo ha ribadito, lo ha scelto, a parer mio, sindaco Cavalcanti che mi correggerà nel momento in cui lei, politico cosentino, professionista non di tutta la regione ovviamente, ma politico cosentino, è stato eletto sindaco di Rende. E in campagna elettorale, la campagna elettorale che il commissario Verano ha ricordato, la sua campagna elettorale è stata caratterizzata proprio da, come dire, dai punti dell'area urbana. Questi primi mesi ha già avviato un lavoro di area urbana, ricordo la proposta che ha fatto insieme all'assessore a un archivio territoriale Luizzo, di questo protocollo di intesa per un cartello unico nell'ambito della cultura e qualcos'altro. Ma lo dirò più a poco, non prima di aver ringraziato in modo veramente non rituale il commissario del Partito Democratico per aver organizzato questa riunione di stasera e per avermi invitato. Lo ringrazio anche perché è riuscito a mettere un tanto me, ma nello stesso tavolo, persone importanti come Salvatore Perugini e Mario Maiolo, politici importanti, ma di cui mi piace sottolineare l'osservatorio privilegiato sullo scenario degli enti locali. Salvatore è vicepresidente nazionale dell'ANCI, Mario Maiolo è presidente regionale della Lega delle Autonomie, quindi persone non solo che hanno un percorso importante nel campo della politica, ma anche nel campo degli enti locali. E il tema potrebbe essere rovesciato, non area urbana, sviluppo degli enti locali, cioè sviluppo dell'area urbana degli enti locali, ma sviluppo degli enti locali dell'area urbana, perché credo che nella misura in cui gli enti hanno la capacità di sviluppare politiche che vanno in direzione della crescita del territorio, diventa ancora più forte la possibilità anche di parlare di politiche di area urbana. E beh, credo che nel momento in cui parliamo dello stato degli enti locali, perché poi questo è il tema, io credo che se c'è un popolo degli indignati che dovrebbe crearsi come tale, è proprio il popolo dei sindaci e degli amministratori locali. Io vorrei che ci fosse un popolo degli indignati e degli amministratori locali, perché le politiche che stiamo registrando in questi ultimi anni la dicono tutta di quello che viene inteso da parte del governo centrale del ruolo degli enti locali. E dico questo senza alcuna logica di parte, perché Salvatore sa bene, abbiamo partecipato ad alcune riunioni a livello nazionale, e mai come in questo campo si è registrato un trasversalismo virtuoso. Se pensate che i più forti contestatori delle politiche di governo sul campo degli enti locali sono stati in una riunione di Perugia, Gianni Alemanno e la Polverini, questa la dice tutta, come dire, sulla capacità di questo governo di mettere tutti insieme in una contestazione forte sulle politiche degli enti locali. E, diciamo, guardate, a me la cosa che dispiace di più non è tanto questo continuo taglio delle risorse, quanto il fatto di incasellare le risorse agli enti locali nelle spese improduttive, perché è un po' un messaggio estremamente negativo, quasi che gli enti locali non riescono a produrre quello che è il campo d'azione degli enti locali. E questo, come dire, questo mettersi insieme
proprio per questo avversarismo ha portato non tanto ad immaginare contestazioni quanto ad immaginare proposizioni, tant'è che credo che sia una delle prime volte che si è registrato un documento votato unitariamente dalla Conferenza delle Regioni, dal MUDI, dall'Unione delle Province e dall'ANCI. Un documento che ovviamente contestava e non poteva essere diversamente le politiche del governo, ma soprattutto prospettava delle soluzioni. Perché guardate, su questo in qualche modo come dire, un atto di riflessione anche su quante responsabilità possono aver avuto gli enti locali nel determinare queste politiche, lo dobbiamo fare, se no non saremmo onesti intellettualmente. E indubbiamente, come dire, ci sono stati periodi in cui le politiche degli enti locali hanno ragionato più sotto il profilo della cosiddetta democrazia della spesa, piuttosto che su una logica di equilibrio anche di tipo economico. Il professore Rubino più volte ci dice che ci sono due modi per fare il bilancio, quello di partire dalle uscite per immaginare le entrate e quello di partire dalle entrate per immaginare le uscite. Forse per molto tempo si è partiti più dalle uscite per immaginare le entrate che viceversa. Quindi da questo punto di vista sicuramente gli enti locali devono, consentite un'espressione che possa entrare un po' nella terra, darsi una regolanza. Anche perché, come dire, viviamo l'epoca della limitatezza delle risorse, quindi in qualche modo questo tema non può essere lontano dalle azioni degli amministratori. E in questo contesto io credo che uno degli obiettivi che le amministrazioni devono avere è quello di ottimizzare le risorse. E io credo che non ci sia modo migliore di ottimizzare le risorse, e quindi vengo al tema dell'area urbana, che immaginare anche politiche virtuose che in qualche modo mettano tutti insieme, perché la dispersione spesso crea delle inefficienze e anche delle diseconomie. E come dire, in questo senso, in questo contesto, il tema dell'area urbana acquista ancora maggior valore, acquista una dimensione virtuosa che passa attraverso tutti i campi dell'azione amministrativa, che sono quelli della politica, di immaginare un progetto di sviluppo, ma anche di immaginarlo come nella logica del riformismo, mi permetto di dire, con i piedi per terra e quindi con uno sguardo attento anche alla capacità e alla possibilità di realizzare quei progetti. E io credo che il tema dell'area urbana, come dire, per rendere, io uno degli slogan della mia campagna elettorale è stata quella di un Cosentino a rete, poi tra l'altro abbiamo anche un cartone di pesce, quindi siamo ampiamente rappresentati sul tema dell'area urbana, proprio per dire che è una delle cose, uno dei passaggi culturali che ci può avvicinare al tema dell'area urbana, proprio quello di andare al di là degli schemi del territorio, che non vuol dire certamente perdita delle, o comunque rinuncia alle identità, perché le identità in una logica di lavoro urbano vanno rafforzate e ulteriormente valorizzate. Quello che io vedo come elemento che in qualche modo può creare dei problemi ad uno sviluppo di politica dell'area urbana è la capacità di perdere, di lavorare, sapendo di perdere quote di sovranità, perché anche questo, come dire, è uno dei temi che, per riprendere il ragionamento di Franchino, in qualche modo ci fa stare indietro rispetto a quella che è la percezione e la sensazione dei cittadini sulla logica della realtà. Se tutto questo si riesce a fare, probabilmente il tema della urbana da discussione all'interno, in pratica, per avere il piacere, diventa anche un tema relazionale e noi abbiamo un programma amministrativo da rispettare, e questo programma amministrativo, il tema della urbana, è trattato in maniera non politica, non solo politica, ma soprattutto amministrativa, nel senso non solo e non tanto di immaginare, di prospettare le ragioni per le quali rende vuole lavorare per la creazione di una vera e forte area urbana, ma anche i percorsi amministrativi, riprendo un po' il tema di Franchino sull'Unione dei Comuni. Sull'Unione dei Comuni ti dico, Franchino, che io ho pronta la lettera da spedire con una bozza dello statuto dell'Unione dei Comuni da spedire ai sindaci di Rende, ai sindaci di Cosenza e di Castrolibero, proprio perché da discussione
ripeto, piacere, diventi un tema e un punto dell'agenda amministrativa dei comuni che ormai costituiscono una conurbazione vera e propria. Ormai parlare di confini tra Cosenza, Rende e Carsolita sembra quasi un tema di carattere più che altro formale che non sostanziale. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che un'area urbana non si crea spontaneamente, che si crea se ci sono amministratori che operano per le politiche che vanno in questa direzione. E io credo che Rende abbia lavorato da sempre, faceva l'esempio Franchino, ma io lo riporto un po' più indietro nel tempo, al Parco Robinson, che fu creato ai confini del territorio e che germinò la creazione del parco Nicolas Green quasi in una sorta di ideale continuità di quel luogo che non poteva che essere un luogo centrale dell'area urbana e non due luoghi periferici. Abbiamo detto che il tema dell'area urbana si deve sviluppare soprattutto sul tema dei servizi, perché guardate, a parte ogni altra considerazione, su alcuni temi le singole amministrazioni locali non hanno nulla da dire e da proporre ad un territorio basso. Pensare che ogni comune possa organizzarsi la mobilità per conto proprio, oppure il tema dei rifiuti, piuttosto che il tema delle politiche culturali, piuttosto che il tema della pianificazione e della programmazione, significa voler rinunciare ad un'idea. E io devo dire, e lo dico con un certo rammarico, che mentre da parte dell'amministrazione di Rende si sono fatte tanti passi avanti e tante prospettazioni in questa direzione, accennava prima Cinzia anche al tema delle politiche culturali, devo dire che su quello che è stato una delle opere strategiche di aiutare, cioè che poter in qualche modo mandare un messaggio positivo in questa direzione, abbiamo riscontrato delle incertezze e comunque delle considerazioni che ci fanno dubitare di una vera e propria volontà di andare in questa direzione. Io credo che su questo non solo il Comune di Rende dovrà fare molto di più, fare azione di sollecitazione, ma credo e sono convinto che anche il gruppo del Partito Democratico a Cosenza, per la parte che lo riguarda, farà quanto sarà necessario sul piano politico e amministrativo per far sì che comunque questa amministrazione guidata dal sindaco Mario Acciuto dica definitivamente la sua su un tema che può essere un elemento sul quale verificare la possibilità di proseguire o meno in politiche di area urbana che avvicinino il territorio. Io credo che il tema della metropolitana insieme al tema della mobilità siano dei temi strategici per la città e quindi non c'è dubbio che per quanto possa avere voglia e volontà politica il Comune di Rende di lavorare in questa direzione, è indispensabile che ci sia la condivisione da parte delle altre amministrazioni. Pensavo per un attimo al tema dei rifiuti, ma veramente possiamo pensare che il tema dei rifiuti possa gestirlo autonomamente ogni comune quando a distanza di 15 anni dal commissariamento noi continuiamo ad essere in una situazione di gravissima emergenza e siamo ai limiti del disastro ambientale, perché probabilmente ancora non lo percepiamo, perché tutto sommato la raccolta continua ad essere efficace ed efficiente. Ma noi il problema che abbiamo è quello dello smaltimento, e anche su questo io ho detto anche dinanzi al commissario che il commissario deve andarsene a casa e i comuni devono riappropriarsi di questo tema, perché la provincia di Cosenza ha necessità fra l'amministrazione di fare una riflessione forte se e in che termine è possibile parlare di un sito di smaltimento nella provincia di Cosenza. Questi e tanti altri temi rassegnano un'idea di area urbana che non è solamente un tema ideale, ma che si sviluppa e si realizza sulla concretezza della capacità delle amministrazioni di lavorare. Per dirla con il grande Lucio Battisti, se in questa direzione riusciremo ad andare, lo scopriremo solo in tempo. Affronta questa sera è assai importante ma anche assai complesso. Per giornalista tengo di andare sull'attualità,
avvocato, diceva prima il sindaco Cavalcanti, capogruppo del Partito Democratico alla Comune di Cosenza, devo dire che state facendo sentire la vostra voce su questo progetto di metropolitana leggera, che finalmente, insomma, come dire, sarebbe dovuta partire con l'appalto dell'opera, ma siamo ancora in stand-by perché la nuova amministrazione, il nuovo sindaco, vorrebbe apportare delle modifiche che, insomma, potrebbero rallentare i tempi. Rallentare i tempi potrebbe significare perdere i finanziamenti, perché l'Unione Europea ci dice che nel 2015 l'opera dovrebbe essere terminata. Su questo argomento e poi tutto quello che, insomma, ha messo a fuoco il sindaco Cavalcanti. Grazie, grazie Cinzia, buonasera a tutti quanti. Un saluto a Mario, a Vittorio, ed un particolare saluto e ringraziamento in bocca al lupo a Franchino, che lui ha detto una cosa che non può passare sotto silenzio. Detto il giro, il compito di organizzare il Partito Democratico. Si parla di questo. Cioè, bisogna veramente, non solo farsi il ma augurare con il un in bocca al lupo, è piuttosto straordinario, perché con i tempi che corrono, organizzare un partito politico sul territorio, pensando da dove siamo partiti, dove siamo e dove dovremmo arrivare, non è una cosa, non è una cosa, non è una cosa, ma è difficile davvero un personaggio, è difficile davvero, però tranquillo, arrendere, ha un impegno politico, diciamo, speriamo che non sia uguale, datato, ma ancora oggi attuale, avrà sicuramente modi, è chiaro tranquillo, io ho sentito la trasmissione del mio vita che ho fatto quest'anno alla Sette, devo dire che mi è veramente piaciuto. C'è un segretario che ha rappresentato le regioni vere del partito politico, che ha detto cose chiare sulla prospettiva, e poi alla fine ha detto una cosa che secondo me è fondamentale. Io non sono per un partito in cui ci sia un uomo solo al comando. Il partito è un'organizzazione di giovani, di uomini, di donne, che abbiano voglia insieme di confrontarsi e di fare poi una sintesi della politica. Quindi le prospettive e le buone intenzioni ci sono. Poi, come sempre, tutto cammina sulle nostre gambe e quindi sta a noi metterci di pulso buono, esaltando il nostro senso di responsabilità e profondendo un impegno che abbia alla base il senso del servizio, del bene comune, dell'interesse collettivo, il tutto fatto con entusiasmo e passione. Sono parole che appartengono al sentire di ciascuno di noi, ognuno di noi magari quotidianamente dà testimonianza di queste cose, di questi valori, però è chiaro che lo facciamo come singoli cittadini. Il risultato non sarà quello che se lo riuscissimo a fare anche come organizzazione politica di riconoscimento della nostra società. Detto questo, prima di proprio dire il mio punto di vista dello stato dell'arte sulla domanda specifica di Cinzia, voglio fare una sola riflessione che però tiene insieme tutte le cose che ha detto Franchina e che ha detto Vittorio. Cioè, ormai ci stiamo avviando, lo stiamo facendo con lentezza e con contraddizioni, ma ci stiamo avviando verso una fase in cui all'ordine del giorno dell'agenda della politica c'è il riassetto del sistema dei governi dell'Italia. Il federalismo fiscale e il federalismo istituzionale non funziona, che la leva fiscale, l'autonomia fiscale dei comuni, quando ci sarà, non sarà altro che uno strumento per realizzare i compiti che i comuni hanno. Quindi il federalismo istituzionale non può essere distinto e disgiunto da quello fiscale, dovrebbero camminare di passo, invece le leggende recenti hanno dimostrato che le forze di governo
per interessi politici, ma io dico di potere della politica, è quello che penso spingere un acceleratore da una parte non da un'altra. In realtà questo è stato un boomerang, perché lo ricordavo che i principali sindaci che avvestano l'azione di questo governo sono i sindaci, paradossalmente, le liste, ancora più di quelli del popolo italiano. Però lo scenario è questo, ci dovrà andare avanti. E non mi sarà sfuggito che nel disegno di legge costituzionale che questo governo ha presentato al Parlamento, per risolvere questo demagogico tema della abolizione delle province, ha messo proprio un punto sulle aree urbane, che si ipotizza che, sopprimendosi le province, i centri di riferimento non potranno essere i comuni in quanto tali ristretti nei loro confini territoriali, ma essere aree vaste di aggregazione naturali e fisiologici dei cittadini. Allora, se noi guardiamo il nostro territorio, dico due dati: da Cosenza Sud a Trento Nord, guardando al Castellino Ovest, con traffico non impieghi più di mezz'ora e 40 minuti, cioè il tempo che ci vuole per passare da, non da un quartiere all'altro di Roma, ce ne vuole molto di più, ma addirittura da una zona a un'altra di Roma, all'interno anche dello stesso quartiere. Questo è il piano, questo è il territorio. Nonostante questo territorio non sia un territorio straordinariamente stesso, noi registriamo una presenza quotidiana e quindi di gente che deve essere amministrata fino a 700.000 abitanti. Se mettiamo insieme i residenti anagrafici di Reno, con quelli di Cosenza, con quelli di Castrolina, con quelli di questo straordinario centro di propulsione che è l'Università della Calabria, e tutto l'indotto che quotidianamente ha delle province, forse superiamo i 200.000 abitanti. Il che vuol dire che in questa in questo mezzogiorno, da Napoli a Palermo, forse siamo l'unica area, diciamo, vasta dal punto di vista della demografia e della presenza, tale da poterci candidare ad essere un'area vasta di riferimento. E qui entra in gioco. Siccome il percorso è partito da lontano, cioè nessuno di noi vuol dimenticare quel che è stato in passato, fatto di municipalismo, di campanilismo, di volte politiche, però voglio dire, ma come è fatta quella contestualizzata? Ma è morta quella data, è morta da molti anni. È stato ricordato, è morto almeno dall'inizio degli anni 80 e si sono cominciati a fare passi importanti e significativi in avanti. Allora, sappiamo che la ricetta non è domani, però gli ingredienti per la ricetta sono stati già messi e si può continuare a mettere le altre. Allora l'idea di fare l'unione dei comuni, quando tradizionalmente l'unione dei comuni è un istituto che lega le piccole comunità, è un'idea politica e nello stesso tempo è un'idea amministrativa. Politica è l'intuizione, la strategia e lo sviluppo del domani, del futuro. Amministrativa è l'organizzazione di tutta una serie di servizi, cioè come si può ipotizzare. E in quest'area le politiche di programmazione europea, le politiche di programmazione territoriale, le politiche sulla mobilità, le politiche sul web, le politiche sull'ambiente, le politiche sulla cultura, non abbiano almeno un tavolo di discussione comune, ancor di più in una fase in cui le risorse diminuiscono e le domande aumentano, e le domande dei cittadini aumentano, quindi l'unione dei comuni, e mi fa piacere che noi abbiamo già fatto un'iniziativa, ma mi fa piacere che Vittorio Annunci, che già trasmetterà una lettera con allegato statuto ai sindaci dei comuni dell'area urbana, perché chi ci ha dato mangio, chi ci ha dato mangio, e c'è un
chiede di avere già strumenti a disposizione per poter discutere, quindi certo non possiamo correre il rischio che io oggi vedo e che dico così, cioè tradizionalmente sembrava che Rende non volesse accedere insieme alla comunità cosentina ad ipotesi di politiche di coordinamento. Oggi a me, cioè sicuramente non è così, oggi a me sembra alcuni atteggiamenti che ci sia invece una volontà quasi nuovamente egocentrica di Cosenza. E non va bene perché chi la può Puglia non capisce quali possono essere i limiti per i cittadini di una tale impostazione. E non capisce che è un'impostazione che non regge proprio perché è la volontà dei cittadini, è contraria alla volontà dei cittadini. Io sono convinto che se noi facessimo un referendum popolare, che probabilmente con i passaggi giusti ci arriveremo, oltre il 90% dei cittadini di Cosenza, di Rende, di Castrovillo, se gli avanti a dire volete o non volete la città unica, noi risponderanno vogliamo la città unica, perché mettere insieme territorio, risorse e servizi significa rispondere meglio alle domande che dà la società civile. Io sono trasformato, e io la dico così, io sono trasformato, ma per due motivi, uno è un motivo di metodo e uno è un motivo di merito. Cominciamo con me, questa storia della metropolitana, che diventa un strumento fondamentale, non tanto per unire Piazza Matteotti all'Università della Calabria e viceversa, ma è strumento fondamentale per migliorare complessivamente il sistema della mobilità nell'area urbana. E l'area urbana non è fatta solo dalla dorsale est. L'area urbana può partire dalla dorsale est, ma deve poi interessare il territorio, anche il cuore del territorio, come in tante città italiane. Tutto ciò si è verificato. È un elemento fondamentale di sviluppo proprio dell'idea dell'area vasta che mette insieme i servizi a partire dalla mobilità. E allora come si può pensare, nel merito di stravolgerla senza manco una discussione nel metodo, nelle sue competenze? Non dimentichiamo mai che l'idea della metropolitana ha trovato momenti di discussione e di concretizzazione amministrativa, non solo e soltanto intorno a un tavolo dove si riuniscono i sindaci, ma ancora di più nei consigli comunali, perché i consigli comunali di Cosenza e di Rende hanno prodotto atti deliberativi, perché i consigli comunali hanno affrontato la discussione anche di merito, individuando quindi non solo l'opera ma il percorso e quindi l'utilità vera. Ebbene, pensare oggi, non so sapere qual è, dopo tutte queste discussioni a Costano, dove dopo tutta una serie di incontri che, come diceva Vittorio, hanno provocato anche molta delusione in chi puntava e punta a una metropolitana leggera, vera per la mobilità. Siccome oggi questa discussione rischia, senza fine, di farci perdere il treno dei fondi europei, però ci pare che la decisione sia, ok, siccome c'è un progetto, siccome questo progetto garba ai comuni di Cosenza e Rende perché l'hanno approvato nei loro consigli, siccome per avviare la gara ci vuole il progetto, partiamo così. E poi casomai demandiamo alla commissione aggiudicatrice, non so bene chi altro, la valutazione se è meglio o peggio fare delle modifiche di tracciato. E allora io qui faccio due osservazioni. La prima, se io da sindaco o da amministratore o da consiglio comunale della mia città o della città di Rende dovessi delegare ad una commissione tecnica di aggiudicazione di un appalto la possibilità di variare un percorso, vuol dire che lascio alla parte tecnica l'opzione che è tipicamente di natura politica e
quindi una rinuncia a svolgere un ruolo non di proposta, di decisione su come si deve sviluppare l'asse della mobilità della nostra realtà. Prima questione. Seconda questione, è il Consiglio Comunale. Cioè queste cose chi le decide? Cioè qui è in gioco anche proprio l'essenza della democrazia e della rappresentanza. Io mi auguro che questi tecnici che faranno parte della commissione aggiudicatrice della gara aggiudicheranno la gara per come è lo schema progettuale che è stato definito nella parte politica e nella parte tecnica. Certo che se dovessimo registrare stravolgimenti di percorso che in relazione alla somma investita, che è ingente, che non dimentichiamoci, non è portare a genere un negozio strategici fissati da voi, io prima per scoprire dopo che gli anni da lì. Se dovessimo registrare che l'utilità della realizzazione con riferimento alla importanza dell'investimento e alla utilità dei territori dovesse presentare elementi di assoluto squilibrio, e non c'è dubbio che noi stiamo già vigilando, continueremo a vigilare, ma soprattutto reagiremo in modo da ricondurre la discussione nell'ambito delle cose giuste, importanti e produttive per il nostro territorio. Purtroppo vedo che ci sono, per non parlare dei PIS, perché ci si ricordava il PSU, il PSU ha dato segni importanti della realtà, cioè gli allevancini della parte, e via del principe dell'altro, che poi tutti noi comunemente chiamiamo via dell'altro, rappresentano un elemento forte di collegamento tra i due territori, quindi danno un'idea plastica. La gente che viene da fuori e fa via del principe e via del principe non capisce che sta attraversando quel comune, meno male che non lo capisci. Ecco, lì che ho fatto un lavoro importante, ma c'è una cosa che ho fatto per il fisso. Perché il fisso è aeroportale Cosenza rende. Non è ammissibile che Cosenza, tantomeno potrebbe farlo rende, ma non lo fa, decide o cambia le sue determinazioni. Ciò che noi abbiamo deciso e firmato, lo abbiamo deciso insieme l'amministrazione comunale di Cosenza, l'amministrazione comunale di Rende, il sindaco Perugino e il sindaco Bernardo. E ad oggi, non ci sono elementi per poter dire un attimo, sconvolgiamo tutti, o ancora peggio, un attimo, tu fai quello che vuoi che io sconvolgo tutto. Non è democraticamente corretta questa impostazione. Quindi magari qualche problemino in più rispetto al passato noi lo abbiamo, ma proprio perché lo abbiamo, dobbiamo avere la forza di rilanciare questo argomento a partire anche da strumenti di natura istituzionale, qual è il nome dei comuni. Dalla vostra parte c'è sicuramente l'impegno del sindaco e di tutta l'amministrazione, dalla nostra parte non so se c'è l'impegno del sindaco, vedo elementi che mi preoccupano, sicuramente c'è l'attenzione e l'impegno del Partito Democratico, o perché tra di noi ci sono significative situazioni.